Milan, solo con te. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon lunedì a tutti amici. Ricordo che alle 7:40, 19:40 siamo su Radio Playtime col Tringa, con Sergio Sarugeri e anche tanti altri ospiti. Allora, andiamo alle strapagelle. Premessa, io sono felicissimo della squadra. Comunque ieri in calo, ma ragazzi sono anche stanchi, giocano con un caldo della Madonna ogni tre giorni, i ragazzi sono stanchi, quindi per cui, a parte un due o tre giocatori, comunque gli altri li giustifico tutti quanti. Dunque, che poi non è stata una brutta partita, abbiamo giocato a Napoli contro Napoli, non è che abbiamo giocato contro la San Benedettese, con tutto rispetto per loro. Cioè, abbiamo giocato a Napoli contro Napoli, abbiamo tenuto anche bene il campo, ma abbiamo sofferto in tanti tratti della partita. Però siamo difesi discretamente bene e comunque sia ripartivamo, anche non è che rinunciavamo a giocare a pallone. Comunque, anche se loro ieri sono stati superiori a noi, bisogna dirlo, ammetterlo, riconoscerlo. Gigio, devo darti, guarda, è stato magari un po' crudele che nel primo tempo hai fatto tre grandi parate, comunque me l'ero dimenticata anche di un'altra. Poi il secondo tempo non lo so cosa ti è successo, cosa ti sei bevuto negli spogliatoi, comunque ti do 5 perché tu due gol così non me li prendi innanzitutto e non rischi di farmi fare coi piedi altri due gol a loro, perché hai fatto due rilanci praticamente che gli hai regalato il pallone a loro e in uno tra un po' segnano anche. Quindi ti do 5 perché un primo tempo, cazzo, da, a parte il gol lì che comunque sia, da te non, cioè un altro portiere magari, cioè la cappella la può fare, la palla è stata fuori l'ultimo, ma te da un portiere come te lì esci con i pugni così, la tiri fuori, non stai sulla riga di porta, c'è sto cazzo di vizio che questa qua è l'unica pecca che c'hai, che sei sempre sulla riga completa di porta, una roba allucinante. Comunque vai Gigi, non c'è nessun problema, hai fatto un grandissimo campionato, non c'è nessun problema. Andrea, avevi davanti un grande Mertens, non mi sei proprio dispiaciuto tanto, ma io voglio prendere un terzino destro, ragazzi, parlo con la società, non con te in questo caso. Ti do 6 di incoraggiamento, dai, perché sei te, ti do 6 di incoraggiamento. Poi vabbè, il motoscafo lì a sinistra 7,5 anche per il gran cazzo di gol che ha fatto, deve migliorare, lo sappiamo, in fase difensiva, ma cosa vuoi pretendere? Quando parte questo qua, fa munire gli altri, lo tengono, lo tirano, fanno di tutto e di più. Due centrali. Alessio e Chier, a me è piaciuto molto Chier, gli do 6,5, a Romagnoli 5,5, ma Romagnoli non mi è piaciuto perché non mi ha dato sicurezza. Molto lento e molto macchinoso. Invece a Super Simon, sinceramente, gli do 6,5. Grande partita di Super Simon. Poi, a destra, Paquetà, voto 4. A me fa cagare Paquetà, ragazzi, mi dispiace dirlo, gioca fuori posizione, per l'amor di Dio, ma anche quando ha giocato nel suo ruolo non li ha mai fatti. I risultati non si sono mai visti. Gli do 4 perché abbiamo speso 35 milioni di euro. 35 milioni di euro abbiamo speso per questo ragazzo qua. Quindi sincero, cosa faccio Olli? Scusate. Spritz? Facciamo uno spritz per l'Oliviero. Con i soldi che abbiamo speso per Paquetà, cioè sinceramente ne pigliavamo 1,5 diciamo di buono. Quindi per cui comunque sia, mi dispiace Lucas, meno ti giustifico, mi dispiace. Nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta non ti giustifico. Cioè, un conto se t'avevamo preso, sai, tipo a parametro zero, oppure 10 milioni, così. Ma uno che spendiamo quella cifra lì, complimenti a Leonardo per i tanti soldi che ci ha fatto spendere così a cazzo di cane. Andiamo avanti, finiamo lo spezzo e poi andiamo avanti, che c'è l'Oliviero, bomber nero. Nel frattempo parte anche Venditti. Cazzo, scusatemi, se non lo volevi fare così. Poi a sinistra, a Cani ero stanco morto, ma lo giustifico a Cani. Si becca un bel 5 anche lui, ma a Cani sinceramente lo giustifichiamo perché comunque sia è sempre stato l'ultima partita della serie, dopo tutte queste partite qua, è normale che comunque sia avrebbe avuto un calo comunque, è una cosa normalissima. Quindi comunque sia ti do 5, comunque non ce l'ho su con te a casa. Ismael, voto 6, anche lui un po' in calo secondo me. Ieri solitamente eri te che tenevi su con Franco, adesso è Franco che veramente invece, che gli do un bel 7,5 anche ieri a Franco. Una grande partita di Franco, una splendida partita di... Anzi,
Che sì, voto 8, ti do 8, soltanto un passaggio. Che sì, voto 8, ti do 8. Anche il rigore, freddissimo, capito? Se non ti sei fatto influenzare, sei addirittura passato comunque ad aiutare molto la fase difensiva, quasi da difensore aggiunto quando siamo in fase di non possesso. Vai, vieni a prendere sta palla, me la smisti bene, non sbagli un passaggio. Mi sembri migliorato tanto anche tecnicamente da quando è arrivato Ibra. Quindi, Franco, voto 8, migliore in campo, Franco. I miei video veramente stanno facendo successo. Ti stanno spronando, Franco mio. Dunque, poi, Ante, 6 e mezzo. Non li do 6 e mezzo per l'assist. Era da 6 ieri, per l'assist, bellissimo assist che ha fatto a Teo. Comunque, ieri ha sbagliato tanto nel secondo tempo. Gli do 6 e mezzo al rapinatore perché comunque ci mette sempre l'anima. A me veramente mi fa impazzire sto ragazzo. Buonaventura che è entrato dopo. Gli do un bel 6 e mezzo perché si è procurato anche il rigore, è entrato bene in partita. Salamacchia, lasciamo perdere, meglio che non ti do il voto perché sei giovane, se no ti butti giù di morale. Non ti voglio prendere di mira, ma ieri hai fatto due cappelle allucinanti, una cappella allucinante. Farti lasciarci, ci lasci in 10, cazzo, 10 minuti alla fine, due munizioni in 5 minuti appena entrato, dai. Calmati, vabbè che ci vuole di fare, Ciccio, calmati però. Poi, arriviamo a lui, Ibra, ieri era nervoso, l'ho visto agitato, ho rivisto la partita, due o tre buone cose, ma per il resto mi sono sbagliato nell'analisi. Ha fatto veramente cagare ieri Ibra, però anche, più che altro, secondo me, lui ha sempre avuto un difetto, che quando parla in settimana, perché c'è qualcosa che non va, che è nervoso. Lui, se ci fate caso, a livello storico, quando fa casino in settimana, dopo fa cagare anche in partita, e quando lo fa è perché è nervoso di qualcosa. Ha problemi con la società, c'ha problemi, non lo so, con i suoi amici, non lo so che cazzo c'ha, magari c'ha un problema fisico ed è nervoso per quello. Però se io mi ricordo adesso, non mi ricordo i particolari proprio, che lui ogni volta che faceva parlava in settimana, dopo faceva schifo e non si esprimeva come si doveva esprimere. Quindi io, Ibra, vabbè, ti do 5 naturalmente perché non hai fatto la. Anzi, saresti anche da 4, do 5 per rispetto tuo. Ieri il primo 5 che ti prendi ci può stare, cerca magari di vivere più serenamente la settimana, secondo me, che vedrai che torni ad essere il grandissimo campione che sei. Detto questo, la squadra gli do 6 e mezzo anche. Non gli do 7 perché non abbiamo vinto, però 6 e mezzo contro un grande Napoli e niente. Pioli, gli do 7 anche a Pioli, comunque sta gestendo bene anche i cambi, le cose, non abbiamo questa rosa lunga che hanno tutte le altre squadre. Stefanino deve rimanere assolutamente, secondo il mio punto di vista. Io sono molto felice, ragazzi, adesso subito testa la prossima partita che fra poco faremo un po' di turnover naturalmente, ma comunque questa qua è la strada giusta comunque per andare a togliersi delle ottime soddisfazioni. Manca 6 partite, bisogna fare punti, ragazzi. Andiamo avanti a fare quello che stiamo facendo. Vi mando un grosso bacio dal Rasta. Ciao ciao.